di solito sono molto bravi e devo dire che comunque nell'ambiente bandistico una certa educazione c'è con rispetto delle regole, che è fondamentale, poi sono fondamentali per la vita, e come potete vedere, a meno che non mi smentiscano le percussioni, si stanno mettendo a posto educatamente, in silenzio, quindi volevo cominciare a dire che questa giornata, come molti di voi hanno visto, vuole anche essere un ricordo di Mario Vercelli. Mario Vercelli, chi è nelle bande da un po' di anni, lo conosce benissimo. Purtroppo a dicembre è venuto a mancare. Era stato il presidente provinciale sia di Ambima Novara, perché prima che ci fosse la provincia del DCO c'era solo la provincia di Novara, quindi era il presidente nostro quando eravamo in provincia di Novara, poi è diventato presidente anche della provincia del DCO e nel contempo lui è stato anche presidente regionale e vicepresidente nazionale, una persona che ha dedicato veramente tutta la sua vita alle bande. E oggi abbiamo la fortuna di avere qui con noi i due nipoti, due dei tanti nipoti che Mario aveva, perché Mario non si è fatto una sua famiglia con dei suoi figli, perché la sua famiglia era principalmente la musica, la banda, il mondo bandistico, però i nipoti sono sempre stati a lui vicino e viceversa. E abbiamo qui la nipote, scusa non mi ricordo più il nome, Eliana, e il nipote Riccardo, che è anche maestro della banda di Gozzano, la banda Martinetti di Gozzano. Li invito a venire qua vicino a me, come invito a venire vicino a me anche il presidente onorario Aldo Picchetti, che è stato il successore nella nostra provincia di Mario Vercelli ed è stato quindi il primo presidente provinciale della Bima VCO. Quindi proprio tra l'altro Rossolano Docca. E Aldo ha lavorato a fianco di Mario per tanti anni. Lo vuole ricordare brevemente? Due parole, semplicemente, perché se dovessi fare un discorso su Mario Vercelli dovremmo stare qui fino a stasera tardi. E Mario era un grandissimo amico da parte mia, cioè è stato lui che mi ha spinto, mi ha spronato ad assumere il ruolo di presidente provinciale, perché allora lui aveva tanti impegni a livello nazionale, a livello regionale, fa: io non ce la faccio più, tu mi devi dare una mano, tu ti devi impegnare e devi fare questa cosa qui. E così è stato. Mario per me è stato, ripeto, un grandissimo amico. La sua famiglia, come ha detto Antonella, erano le bande musicali, lui ha vissuto una vita per le bande musicali. È una cosa impressionante, cioè l'amore che lui aveva, la dedizione che aveva per la musica. È stato un finale non brillante, non troppo simpatico, purtroppo a me è dispiaciuto il finale che c'è stato, però ripeto, Mario per la musica era tutto. Quindi io oggi sono contento di essere qui e ricordare Mario insieme a Riccardo Paracchini e sua sorella Eliana. E perché è stato un vero piacere aver passato tanti anni insieme a lui. Quindi grazie di cuore ai nipoti che oggi sono qui, noi vogliamo ricordare Mario con un piccolo pensiero e presidente Antonella lo consegnerà ai nipoti, un piccolo pensiero ma dovuto, veramente dovuto, per l'impegno che Mario ha profuso per la banda musicale, per le bande musicali.
andasse da parte della famiglia. Noi siamo importanti nel campo, diciamo, musicale, perché a partire dal papà, che attualmente suona ancora, pur avendo 87 anni, ad arrivare alla più giovane, che è mia figlia, siamo 7 e mezzo, no? Oggi purtroppo non sono presenti perché abbiamo un altro raduno familiare, lo dico brevemente. Mia sorella dirige il coro con la Stella Alpina, 3 settimane fa si è sposata mia nipote, ha sposato un corista, attuale presidente del coro, e oggi hanno questa festa insieme a tutti i coristi, e qui dovevamo esserci anche noi, ed è compaciata questa ricorrenza. Quindi ci siamo soltanto noi due presenti, ma con il cuore ci sono tutti, c'è tutta la famiglia. Quindi grazie di questo pensiero. Bravi giovani di Alessandria, di Asti, poi di Omegna, qualcuno purtroppo lo conosco, già ci ha sentiti, e buon concerto, e grazie ancora Antonella e Aldo. Anch'io ringrazio per questo momento importante, saluto tutti e vi complimento con questi giovani per entrambe le formazioni. È stato un momento commovente, ma soprattutto perché si parla ancora di chi ha dato, perché non è consuetudine purtroppo in questo mondo essere così, e sapere che qualcuno ha donato tanto, ha speso una vita per questa causa, e oggi se ne parla e oggi c'è continuità e trasmissione, ecco, questo è un bellissimo ricordo. Quindi vi ringrazio per averci. Quindi vi ringrazio per l'invito, per esservi ricordati di nostro zio, e una buona prosecuzione in tutto quello che l'Ambima, le associazioni, le bande, i cori fanno per i nostri giovani. Grazie. Grazie a voi, perché comunque così facendo portate avanti voi molto bene la memoria dello zio, che sicuramente non potrà essere dimenticato, come giustamente dici, e poi complimenti a voi perché quindi andate avanti, quindi questo vi fa onore sicuramente e ci permette di continuare a diffondere la musica bandistica, che è importante, molto molto importante. Grazie.